Buongiorno a tutti i miei carissimi iscritti e non. Quest'oggi vi propongo un tutorial abbastanza richiesto da voi su come utilizzare al meglio il Power Save per Nintendo 3DS per i giochi Pokémon Zaffiro e Rubino. Più precisamente, oggi andremo a vedere come creare dei Pokémon. E come si fa pertanto? Allora, dipende, ci sono parecchi modi. Si possono creare, proprio generare direttamente nella nostra cartuccia di gioco, oppure modificarne di quelli già esistenti. Come si fa pertanto? Per creare un Pokémon, anzi per generare un Pokémon dal nulla, ci basterà andare nella Wonder Card. Ma che cos'è di preciso la Wonder Card? La Wonder Card è semplicemente una sezione dove si possono trovare tutti i Pokémon evento usciti per Pokémon XY in questo caso, oppure Horas, Zaffiro e Rubino. Lasciate stare la fake, tutta roba che non vi serve a niente, a meno che qualcuno non vuole il chroma amuleto, per il resto non guardatelo. Il resto non ha niente a che vedere con quello che vi voglio far vedere, pertanto prendete in considerazione giusto la Legacy Wonder Card XY e la Wonder Card di Horas. Pertanto entriamo nella sottocartella di Horas e cerchiamo l'evento che ci siamo fatti scappare. Abbiamo preso il gioco troppo tardi, vogliamo lo Shiny Bellin? Cliccateci e fate apply. Quest'ultimo verrà caricato nella vostra scheda di gioco e sarà reperibile nei centri Pokémon dalla solita tizia che vi consegnerà i Pokémon evento dopo averli ricevuti o da internet o tramite Power Save. Oppure, non lo so, vogliamo. Vediamo un po' Zygarde delle edizioni XYZ. Un clic e facciamo apply. Insomma, questo procedimento vale per tutti i Pokémon e tutti andranno a trovarsi direttamente nei centri Pokémon in mano alla commessa che vi consegna gli eventi. Ci tengo a precisare, se voi avete già un Pokémon evento ricevuto ma mai ritirato, facendo questo procedimento, ovvero selezionandone uno nuovo e applicando, non sovrascriverete l'evento già richiesto in precedenza e mai ritirato. Al contrario, invece, se voi applicate il codice di un Pokémon evento e una volta finito il processo di caricamento ne scegliete un altro e fate apply, quest'ultimo andrà a cancellare e sovrascrivere i dati di quello precedentemente caricato, quindi sono caricabili soltanto a uno alla volta. Pertanto, creare un Pokémon, anzi generare un Pokémon, tra l'altro legit ragazzi, non fatemi arrivare sull'argomento, ma vi garantisco che sono legit. Quindi, per generarne uno non serve altro che fare così. Ma il tutorial non finisce qui. Infatti c'è anche un altro modo per creare Pokémon, al di fuori del generarli come si fa con la Wonder Card. E qual è questo sistema? Ma è semplice. Semplicemente si andrà a modificare un Pokémon già esistente, perché modificare EV, IVS, aspetto shiny, abilità, tecniche nascoste, eccetera, 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 è come creare un Pokémon completamente da zero, perché sarà a tutti gli effetti un Pokémon diverso. E quindi come si fa? Come si procede per questo passaggio? Beh, per prima cosa vi occorre entrare in gioco. Una volta in gioco, entrate in un centro Pokémon e accedete al vostro PC. Una volta nel vostro PC, mettete il Pokémon da voi scelto per la modifica, va bene anche uno scarto, tanto lo facciamo diventare noi qualcosa di figo. Prendete il vostro Pokémon scelto, mettetelo nel primo box, nel primo slot, ovvero completamente in alto a sinistra, e fin qui tutto a posto. Uscite, salvate e ritornate nel Power Save. Una volta aver fatto questi passaggi, fate pure un backup, non si sa mai, non è che ce n'è bisogno, ma per sicurezza voi fate un backup. E cominciamo a modificare completamente il primo Pokémon nel primo box, ovvero il Pokémon che avete scelto. Come primo passaggio guardiamo l'aspetto Shiny. Perché? Perché può modificare le IVS, ma non vi preoccupate, più che altro si fa prima per non doverlo rifare inutilmente in un secondo momento per errore. Quindi, se lo volete shiny, entrate nella cartella Shiny Pokémon Code e cliccate sulla cartella Shiny Modified PED. Non importa quello che c'è scritto, lasciate stare, penso che funzioni anche con la prima, ma io sono abituato con questa cartella. Cliccate qui e fate Turn First Pokémon in Box 1 Shiny. Una volta aver fatto questo, è importante che voi facciate apply e una volta finito, Unselect.
Perché è importante? Perché altrimenti andremo a fare conflitto con altri codici che inseriremo e potreste corrompere i dati di gioco involontariamente o ricevere un effetto non desiderato o erroneo, si dice, sì, errante nel vostro Pokémon appena modificato. Quindi una volta aver fatto questo, passiamo al secondo step, ovvero Sex Modifier Box 1 Slot 1. Se lo volete maschio o femmina. Passaggio semplicissimo. Lasciate stare il neutrale, non ve l'ho detto proprio apposta perché è abbastanza antisgamo dare il neutrale, che solitamente per un leggendario di Pokémon che solitamente si trovano maschio e femmina. Scegliete maschio se lo volete maschio, ovviamente, e female se lo volete femmina, ovviamente. Quindi, una volta aver fatto questo, non c'è bisogno per forza di fare apply. Comunque, scegliete, lasciate selezionato, chiudete pure la cartella se volete e continuate. Vi interessa anche cambiare la Pokéball? Non è essenziale, ma se volete farlo, cliccate su Pokéball Coaching Box 1 Slot 1 Modifier e scegliete la ball che preferite, tipo Nestball, Repeat Ball, Master Ball, che è la prima, insomma quella che più vi aggrada. Una volta averlo fatto, ripeto, non c'è bisogno di fare apply, semplicemente chiudete la sottocartella e continuiamo. La natura! Questo è un punto di vista molto importante, ragazzi. Quindi, tramite internet, poi penso che vi lascerò anche un link del sito che uso io, andate a guardare qual è la natura ideale per il Pokémon che volete modificare, perché la natura fa veramente tanto. Sceglietela fra quelle elencate, ci sarà anche la traduzione comunque nel link che vi lascerò in descrizione. Scegliete la natura che preferite e a questo punto, se volete, potete fare anche apply. Io solitamente, dopo aver fatto la natura, faccio apply. Dopo che avete fatto questo passaggio, che Power Save ha smesso di caricare, fate Unselect All. Ora, passiamo alle EV. Mi raccomando, prima di fare le EV dovete selezionare apply a tutti gli altri codici che avete fatto, soprattutto se avete fatto la versione Shiny del vostro Pokémon. Soltanto dopo potete passare la cartella EV Code. Le EV ovviamente renderanno perfetto il vostro Pokémon e pertanto non ci sarà neanche bisogno di stare lì a cercare di farlo uno alla volta, quindi lasciate stare tutte le cartelle eccetto l'ultima. Con l'ultima fate tutto in un colpo solo. È inutile stare lì a strusare quando potete farlo perfetto al primo colpo. Quindi, una volta aver fatto quello che vi ho detto, entrate nella cartella EV Code e per renderlo perfetto andate sull'ultima cartella, qui c'è scritto 31 EVS Code. Lasciate stare la dicitura perché noi siamo più che sicuri di avere un Pokémon nello slot 1. E dopo averci cliccato, date l'ok sulla prima dicitura. 31 EVS Box 1 Slot 1. Dopo aver fatto questo, se volete fate apply o altrimenti continuiamo con il tutorial. Quindi chiudiamo le sottocartelle e andiamo a fare anche le EV, perché no? Andiamo a fare anche le EV, che almeno non abbiamo bisogno di stare lì a fare il super allenamento virtuale o di fare dei combattimenti mirati per fare salire le statistiche che vogliamo. Però non possiamo semplicemente andare, per esempio, nella cartella Attack, mettere 252 e fare OK, perché non sovrascriverà, quindi questo passaggio non azzererà le EVS che già avete. Quindi potreste anche creare un ibrido con 252 EVS in troppe statistiche che non verrà mai riconosciuto come legittimo né online né per DNA result rotta. Quindi entrate in tutte le cartelle eccetto l'ultima, questa non guardatela, in tutte le cartelle l'ultima e cliccate 0 0 0 0 e 0. Dopo averlo fatto fate apply. È importante che facciate questo passaggio, altrimenti non avrebbe senso. Fate apply. Una volta che questo procedimento è terminato, fate unselect all. A questo punto il nostro Pokémon sarà perfetto, ma non avrà neanche una EV al posto giusto. Ma ora ce le mettiamo noi, sempre magari guardando in base alle statistiche massime del vostro Pokémon, magari tramite un sito internet che vi ripeto vi lascerò in descrizione. Scegliete le EV che più preferite o che meglio servono al vostro Pokémon, ad esempio HP e attacco. Mi raccomando, è soltanto in due statistiche potete mettere la cifra massima. Se le fate per più di due statistiche lo farete diventare irriconoscibile all'Egit online e per il resort lotta.
Una volta averlo fatto, non ci sarà nemmeno bisogno di mettere le restanti 4 EV, perché magari non sono nemmeno completamente 4, ma un qualcosina in più o qualcosina in meno. Semplicemente andate in gioco, fate un super allenamento virtuale rapido rapido, magari avete già il sacco, e compensate la mancanza in una statistica che preferite. Intanto non farà pressoché la differenza. Una volta aver finito, fate apply, e dopo aver finito il processo di caricamento, unselect. E anche con le EV siamo a posto. Ma non è finita qui, ragazzi, c'è ancora qualcosa che potete fare per rendere il vostro Pokémon oramai perfetto ancora più perfetto. Però se volete fare i seguenti passaggi, io vi consiglio di fare ciò che vi sto per dire, o sarà un casino se sbagliate. Quindi, se volete fare i seguenti passaggi, quindi insegnare qualsiasi tipo di attacco al vostro Pokémon, cambiare la sua abilità passiva o insegnare delle egg move, le mosse che imparano tramite breeding e quindi tramite uova, fate ciò che vi sto per dire. Fate apply a tutti i codici che avete in sospeso che volete utilizzare. Una volta fatto questo, entrate in gioco e controllate che sia tutto ok. Una volta controllato che sia tutto ok, salvate il gioco. Tornate nel Power Save. Seguite il mio tutorial per generare tutti gli oggetti del gioco per 999, quindi seguite il tutorial per creare gli oggetti, e dopo averlo fatto create un backup. Chiamatelo come volete, ma vi conviene rinominarlo una volta fatto, ma fate un backup. Soltanto dopo averlo fatto passate a queste tre possibilità di modifica del vostro Pokémon, perché se sbagliate qualcosa poi è un pasticcio tornare indietro, ma col backup si risolve. Quindi se volete fare ciò, fate quello che vi ho appena detto, o potrebbero essere cavolacci vostri se sbagliate qualcosa. Una volta fatto quello che dovevate fare, ragazzi, possiamo andare ad esplorare cosa sono e come si usano queste tre cartelle. Allora, una cosa che noterete subito è che non ci saranno slot che si ripetono, e ora mi spiego meglio. Allora, questi codici si utilizzeranno con lo slot 2, 3, 4, 5, 6, questi lasciate stare, 6, 7, 8, 9 e 10 del vostro zaino. In che senso lo zaino? Allora, tramite lo zaino voi potrete insegnare le egg move, le abilità e le tecniche in generale. Quindi, pertanto, vi servirà avere una lista, una pagina, dunque, internet che traduca le tecniche, sia le egg move che le tecniche normali, che le abilità, in cifre. Cosa intendo? Ad esempio, volete insegnare azione, questa pagina, quella ufficiale, però deve essere ufficiale, sennò tanto vale, dirà che azione equivale al numero 1, fuoco bomba al 50, radicalbero al 52, fulmine al 70, virgola, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa per l'abilità, che dirà che il numero 300 equivale a quell'abilità, il numero 6 a quell'altra abilità, virgola, eccetera, eccetera, eccetera. E vi consiglierei di fare tutto in una volta, tenendo anche presente che voi potete anche tranquillamente cancellare erroneamente delle abilità già perfette di un vostro Pokémon senza problemi, essendo che con tutte le squame cuore che avrete, se avete fatto il tutorial degli oggetti, potete tranquillamente andare a riattivare, a rinsegnarli nuovamente senza nessun tipo di problema. Quindi, per fare questi codici dovete seguire il mio tutorial, avere la pagina aperta ed essere in gioco. Lasciamo stare per ora la possibilità di apprendere tecniche in generale, perché la trovo una cosa sia utile che inutile, e pertanto preferisco spiegarvela con calma dopo. Iniziamo a guardare magari le egg move, e pertanto vi servirà, oltre che essere in gioco, avere la pagina aperta internet che traduca l'attacco a Tandetali, come ad esempio idropompa per Salamence, in cifra per potergliela insegnare. Sempre tenendo ovviamente il Pokémon nello slot 1, posizione 1, mi raccomando, quella è una cosa che non deve mai cambiare quando fate queste cose. Comunque, una volta fatto questo passaggio, andate nel vostro zaino e andate nello slot 7, se volete insegnare un solo attacco.
Se volete insegnare più di un attacco, oltre che al 7 dovete andare anche all'8 se volete insegnare due attacchi, al 9 se volete insegnare tre attacchi e al 10 se volete insegnare quattro attacchi, ovviamente tutti in un colpo solo. E una volta fatto questo, buttare, esempio, nello slot 7 un ammontare di oggetti pari, anzi più che pari, che vi permetta di avere come rimanenza la stessa cifra di oggetti che equivale all'attacco. Esempio, idropompa 55, gli oggetti che buttate devono far diventare gli oggetti rimanenti 55 unità, quindi eventualmente mano alla calcolatrice se non volete fare boiate, e buon divertimento. Quindi una volta che avete fatto, che avete scelto i vostri attacchi, questa cosa si applica per tutti gli attacchi, fate apply e una volta finito tutto unselect all, oppure se volete cambiare anche le abilità e aggiungere tecniche non c'è bisogno di fare apply, ma continuate tranquillamente con il tutorial. Le abilità funzionano nella stessa maniera: una volta aver trovato l'abilità che vi interessa, buttate nello slot 6 il numero di oggetti equivalenti a far diventare la cifra rimanente nello stesso numero che equivale all'abilità dei tali, e siete pronti a fare apply anche per questo caso. E una volta finito tutto, unselect all. E ora andiamo a vedere il perché Move Modifier secondo me è una cosa utile quanto inutile. È inutile perché? Perché è inutile insegnare fuoco bomba a un Pokémon di tipo erba, ad esempio, o insegnare ascesa del drago a un ditto. È una cosa inutile che andrà a compromettere la legittimità del vostro Pokémon, quindi non vi permetterà di utilizzarlo online nel resort lotta, e pertanto non ve ne fate nulla. Al contrario, invece, se usate Pokémon come Arceus o Arceus che dir si voglia, Mewtwo, Mew e Smeargl, questo vi verrà molto utile perché potete insegnargli qualsiasi attacco voi vogliate, e il principio è lo stesso che si utilizza per le abilità e per le egg move. Quindi guardate l'abilità, cercate l'abilità che vi interessa, come ad esempio fuoco bomba, ripeto, è solo un esempio, guardate a che cifra corrisponde, ad esempio 55, andate nello slot che vedete qua, quindi dovete anche seguire il mio tutorial se non vi ricordate mentre fate il procedimento. Buttate un tot di oggetti per avere la rimanenza equivalente al numero della mossa, e poi una volta finito fate apply e voilà, andate a guardare in gioco come si è svolta la modifica, che cosa è successo, se avete fatto tutto correttamente, in caso contrario attivate il backup e ricominciate, e voilà! Con questo finisce il tutorial su come creare i Pokémon con il Power Save per Nintendo 3DS per i giochi Pokémon Zaffiro e Rubino. Grazie per avermi seguito, se avete bisogno di un tutorial ancora più specifico per qualcosa non vi basta che chiederlo. Per il momento è tutto e alla prossima, grazie per avermi seguito, mi raccomando iscrivetevi.